Oggi uscita serale, ragazzi, perché potete vedere è buio. Senti, ma se fa l'intro da solo, non ho capito. Signori, welcome back ed Edge Stars. Oggi siamo a Perugia, uscita serale. Però questa sera siamo usciti anche perché noi usciamo pure per una cena tra amici. Esatto, è sempre quello l'obiettivo. Zona industriale, adesso siamo al centro perché ci siamo fatti una passeggiata. Abbiamo fatto l'aperitivino, perché noi, regalo, sapete che senza aperitivino non andiamo a cena. Un po' di coraggio liquido. Un po' di coraggio liquido. E adesso andremo a cena all'osteria dallo zio Andrea. Dallo zio Andrea, vicino ad una zona che avevamo già frequentato, il famoso triangolo delle Bermuda. Esatto. Il video dello street food di Perugia, lo abbiamo già detto mille volte, se non l'avete visto andatevelo a vedere. E c'è questo posto che sta incastrato tra corrieri, la DHL, le fabbriche, quindi ci immaginiamo gente che va a mangiare lì nella pausa pranzo. Ci ha ispirato perché comunque lui ci è dato il titolo del king della carbonara, qualcosa della del genere, una cosa simile. Noi ci aspettiamo qualcosa di buono, sicuramente interessante. Sicuramente, ragazzi, un sacco di carne alla brace. Sì. Oh, però io ho fame. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti, perché non si paga, regà, io ve lo ricordo sempre, non si paga, non vi arriva la mountain bike a casa, non dovete fermare a cambiarli, quindi iscrivetevi al canale, proprio tu, è lui, è quello. No, stai guardando, ti vedo che stai guardando. Io ti vedo che stai guardando, ma bello non mio. È iscritto. Forse sarà il quinto, il sesto, il decimo, il centesimo video che ti vedi e non sei ancora iscritto al canale. Va bene, sì, te devi iscrivere al canale, perché se non sei iscritto devi iscrivere al canale, perché così tu attivi anche la campanella con tutte le notifiche. Mi raccomando, che quando arriva la notifica di Gestas ti vai a vedere il video di Gestas. Semplice e easy, proprio come esatto. Chef. Quindi, detto questo, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like per questo video e per tutti quanti gli altri video del canale, che se non avete visto e siete nuovi andatevele a recuperare. Noi ci andiamo a mangiare questa cosuccia, anche questa sera ci andiamo a fare una bella cinetta, anche perché, come direbbe Lorenzo, scrivetelo qua sotto nei commenti, perché noi ci fa piacere, lo scrivete qua sotto nei commenti. Ecco. Anche lo stesso Lorenzo lo deve scrivere qua sotto. Scrivilo. Nei commenti. La fame è tanta, la sete pure. Andiamo a mangiare sta cosa, che mi sa che stasera pure si mangia forte. Vamos! Siamo entrati in questo localino che non mi sembra niente male. Dentro, molto carino, ragazzi, un braciere meraviglioso con la scritta dell'osteria sul parabrace, è una cosa meravigliosa. È un menù molto semplice, c'è la prima pagina con tutti i piatti del giorno, troviamo degli antipasti, ovviamente, ragazzi, sempre tipici della zona, affettati, formaggi, insomma, frittatine al tartufo e chi più ne ha più ne metta, primi molto semplici della tradizione e una piccola selezione di carne alla brace. Probabilmente il punto forte del posto. Noi eravamo già all'entrata e sentivamo questo profumo inebriante di brace, pane molto semplice, ma è una cosa che ho notato in altri video che abbiamo fatto, che nelle zone del Perugino il pane è sempre sciapo, signori, parliamo sempre di, ok, lo sapete, no? Il pane da accompagnare con gli affettati, con i salumi, però è un pane diverso, è un, rispetto alle zone dello Spoletino piuttosto che del Folignate, è un pane con una mollica più fitta, cioè diciamo ha una mollica più, meno crosta, più mollica e più morbidino. È un punto a favore o un punto? Oddio, sono diversi. Gusti personali. Esatto, dipende dai gusti, esattamente, dipende dai gusti. Non mi sembra cotto male, è comunque cotto bene, però ha questa particolarità, ha questa mollichina più morbidina e più fitta rispetto ad altri pani che si trovano in Umbria, tutto qui. Ci abbiamo soliti affettati, prosciutto, salame. Tanto il chef, perché ha voluto esagerare, si è ordinato anche la frittatina al tartufo, capocollo, poi abbiamo formaggi, poi abbiamo una bruschettina con i pomodorini e due bruschettine con delle salse che potrebbero essere forse questa di carciofi,
dal colore chef e questa di fegatini, potrebbe essere una cosa del genere. Poi qui abbiamo la panzanella che voi avete visto già in un altro video che ve l'ha descritta bene lo chef, se vi ricordate quella del falisco, e se non l'avete vista andatevela a vedere, quello del falisco dove abbiamo mangiato una panzanella che era magistrale. Qui abbiamo dei fagioli con le codiche. Andiamo prima con i caldi? Che facciamo? Poi andiamo con i caldi, chef, caldi e freddi in realtà, perché con la panzanella in mezzo. Però mi hai chiamato, mi hai detto la panzanella, il video del falisco. Allora, la panzanella, signori, è un richiamo dell'estate. Io l'apprezzo tantissimo perché sono un amante dei mesi caldi dell'estate. Io compio gli anni a giugno e per me è il periodo più bello. La panzanella mi riporta proprio in quei momenti. Pane, ricordiamo, pane ammollato. Ci vuole il pomodoro buono, maturo, la cipolla rossa, il cetriolo, l'aceto, l'olio buono, il pane raffermo. Onesta, simpatica. Bravo. Mi hai tolto le parole di bocca. Ormai le so. È simpatica. È simpatica. È leggera di aceto, come piace a me. Molto piacevole. Molto, molto piacevole. Appunto c'è scritto frittatina e non strapazzata, per cui mi aspetto proprio questo. La frittatina con il tartufo. Easy. Delicata, adesso te la faccio assaggiare perché merita. Io a volte veramente guardo il cielo e ringrazio per essere finito, capitato in Umbria, perché signori, cioè lo diciamo in tutti i video, è una cosa incredibile, sono i maestri di queste cose qui, sono i maestri della norcineria, sono coloro che hanno inventato la norcineria, per cui bisogna fare un monumento all'Umbria per queste prelibatezze, per cui via signori. Ci hanno portato la torta al testo, o pizza sotto lo fuoco, perché se non siete di qui si chiama, ve lo dico, anche pizza sotto lo fuoco, perché in molte parti, adesso non so io se qui, però in molte parti questa cosa come la fanno? Con un testo che va direttamente sul fuoco, no chef? Esatto. E viene chiamata quindi pizza sotto lo fuoco perché... Io stavo per farti, scusami se ti interrompo, un primo piano, perché vedo questo dettaglio sotto e mi sembra proprio di vedere qualche residuo di cenere. Potrebbe essere, magari per l'hanno fatta. Cui... E come sfruttare al meglio la pizza? Perché la continui a chiamare la pizza stasera? La torta al testo. Ah, la torta al testo che tra l'altro scotta tantissimo, regà, cuoce proprio tantissimo. Se non mettendoci qualcosina che sta qui in mezzo, tipo magari questo prosciuttino, che non è tagliato a mano, questo si vede, questa volta è tagliato a macchina. Te mi sembra un prosciutto stagionato di norcia, lo vedo molto pressato. Però sì, è molto stagionato. E allora come non sfruttare la torta al testo con il prosciuttino di norcia stagionato? Torta al testo, appena sfornata che è caldissima. Prosciutto di norcia stagionato, state in paradiso. Amici miei, l'inizio è buono, adesso noi andiamo a finirci tutte queste leccornie e ci vediamo per la ciccetta. Per la roba seria. Sì. Non che questa non sia seria, per carità, regà, non è che questa però non vediamo, è seria. Ci vediamo per la ciccetta, però... quella... Allora, abbiamo fatto un po' di confusione sul tavolo, siamo usciti fuori una sigaretta, i ragazzi ci hanno rifatto tutta la mise en place, ci hanno... Cioè, sono stati veramente gentilissimi. Sì, ci hanno pulito il tavolo, ci hanno rifatto tutto. Lo chef diceva poc'anzi, è giunto il nostro momento, signori. E perché allora, mai è giunto, è giunto questo momento? Mi sa che è giunto il nostro momento, lo ma ti dico anche il perché. Vai. A distanza di circa 100 e passa video all'interno di questo canale, andiamo ad assaggiare una cosa che no, grazie, che non avevamo mai assaggiato. Per cui andiamo ad assaggiare la trecciola. È bellissima. Allora, cosa sono? Sono gli, spiegato alla cameriera, sono gli intestini dell'agnello intrecciati a treccia, ovviamente insaporiti con odori, sale e pepe, eccetera, fatti alla brace, quindi una sorta di pagliata, però di agnello. Eccolo, facciamo lo spazio, dov'è il problema? Grazie. Assieme alla trecciola abbiamo ovviamente la pagliata fatta alla brace, la salsiccetta, la bistecca di collo, il famoso grasso e magro, per cui pancettone di maiale e le costine. Allora, non può essere altrimenti, l'abbiamo elogiata, l'abbiamo decantata, andiamo anche ad assaggiarla.
non capisco con cosa è legata a un laccetto, lo vedete l'accetto? Sì. Probabilmente lo toglierò perché non so che cos'è. Credo non sia commestibile, cioè. Credo non sia commestibile. Voglio rianusarla. Mamma mia. La trecciola, signori. La prima cosa che sento è il croccante, cioè è proprio croccantina. Il profumo è delicatissimo, non ha niente a che fare con l'interiore. Ragazzi, dimenticatevi il sapore. Scusi, il sapore. Che sapore? Via. Il profumo aggressivo dell'interiore. Dimenticatevelo. Sto facendo delle scoperte, cioè incredibili. Incredibili. Non ho mai amato l'interiore, ma qui, ragazzi, cioè stiamo parlando di qualcosa. Ma il crunchy, c'è, cioè il crunch. Devo farlo sentire. Guarda, tutte queste estremità che hanno subito una cottura lenta e docile sulla brace sono dorate, non bruciate e, cioè, croccantissime. Cicorietta, signori. Quindi cicoria ripassata, cosa ti aspetti di sentire? Cicoria ripassata, mi aspetto di sentire un bel po' d'aglio. Ok. E il peperoncino. Perfetto. Visto che nelle ultime occasioni dove siamo andati, il peperoncino l'ho sentito tanto. Poi voi, regà, lo sapete, io mangio con tanto piccante, quindi mi piace. Poi la cicoria, regà, ci deve stare il peperoncino. Cioè l'aglio e il peperoncino si devono sentire tanto, signori. E l'aglio lo sento sicuro. Aglio e peperoncino, regà, micidiale. L'aglio poi si sente tantissimo, regà, l'aglio, certo, dopo di questo non è che potete andare a pomi ciampineta, però se insomma dovete andare a letto a dormire dopo che non ci avete un appuntamento con qualcuno, io, cioè, questa cicoria la provo al 100% perché l'aglio si sente bello forte. Le patate, mi lancia, voi sapete, come si dice, mi lancia, sapete, l'amo. Sapete che le patate è sempre un po' un... Un po' come il tiramisù. Esatto. Tasto dolente. Tanto difficile farle bene quanto farle male. Cioè no, è tanto facile farle bene quanto male. Ecco, mettiamolo così. Poche volte abbiamo trovato le patate che veramente erano da almeno da 8. Esatto. Oggi stiamo quasi tralasciando la carne per assaggiare i contorni, ma va benissimo così. Ci sta. Allora, patata con la buccia. Patata con la buccia. Sicuramente non è lessata precedentemente. Mi fai fare sempre i lavori difficili a me. Ah, certo. Qualcuno li deve pur fare. Li lasci sempre a me. Qualcuno li deve pur fare. Allora, qua non abbiamo odori di nessun tipo, sale, rosmarino, aglio, non c'è niente. Qua c'è sale, pepe, patata con la buccia, messa in forno con l'olio, fine, stop. E quello è. È una castagna. È una castagna. Che poi non è manco male, anche perché visto il clima fuori ancora. Se ti piacciono le carne arroste, la patata è perfetta così. Ok. Diciamo, probabilmente da quello che vorrebbe dire lo chef, ci andava messo qualche... Ok, lo chef si rifà subito con la pagliata. Bella comunque, la grana è grossa come piace a noi, bella. Assaggiamo. Che quando la grana è grossa vuol dire che la salsiccia è artigianale. Approved dallo chef subito, lo vedo proprio dalla faccia, lo chef è rimasto alto livello, veramente. Alto livello. Tiramisù. Abbiamo letto delle recensioni riguardanti questo tiramisù. Che non ne parlano bene. Ne parlano molto bene. Noi già sappiamo, prima che ce lo portava, e lo chef ride. Lo chef ride perché sappiamo già che è fatto con i pavesini. Lo diciamo da prima. Ecco, la faccia dello chef si è imbronciata subito. Però, chef, come ti ho detto l'altra volta, open your mind. Cambia faccia, assaggia. Va bene. Allora, ok, andiamo. Una nota che mi piace moltissimo è queste scaglie in superficie. Lo apprezzo moltissimo. Carine. Il posto del cacao, le scagliette di cioccolato. E andiamo a assaggiarlo. Mm.
gelato. Non ho capito che ha detto lo chef. Lo scoprirai quando monterai il video. Ok, lo scoprirò dopo. Io ormai le conosco a memoria le facce dello chef. Non è un tiramisù. Ok. Diciamo, chiamiamolo in un'altra maniera. Non lo so. Non sento il mascarpone, non sento... Allora, prima a bassa voce ho detto è congelato. Per cui è ancora congelato un po' all'interno. E non riesco a capire. È strano perché sembra un semifreddo. Forse che è fatto perché è surgelato dentro. Diciamo che la crema non è cremosa, è tipo granulosa, non so, tipo sembra ricotta. Per una volta devo dare ragione a un chef sul tiramisù. Non lo so, allora se non mi avessi detto che il tiramisù mi ci vuole un dolce che facciamo noi. Però dal momento che mi dice il tiramisù. Signori, volete le facce nostre, raga? Ve le facciamo vedere le facce nostre. Mannaggia. Ascolta, facciamo una cosa. Ci facciamo una passeggiata qui sul corso di Perugia. Ti prego, che ne ho bisogno. No, dobbiamo camminare, raga. Cioè abbiamo bisogno di camminare. Da dove cominciamo? Io questo... me lo mangerei. Beh, abbiamo cominciato dallo scontrino. Insomma, raga, questa fatevi di voi due conti. Cioè io veramente, fatevi signori, di voi due conti. Veramente. Avete visto benissimo dalle immagini cosa abbiamo ordinato, cosa abbiamo mangiato, le tipologie di cose che abbiamo assaporato. Conoscete, no, fermo, vieni qua, conoscete il nostro target, conoscete i locali che abbiamo frequentato, sapete benissimo quello che siamo abituati a spendere in giro e quello che mangiamo. Dimmi qualcosa, ti prego. Aiutami tu oggi. Raga, Io non ho parole. Non si può, raga. Cioè, onestamente non si può. No, non si può. Cioè, tutto il bene, uno cerca sempre di essere il più, a parte educato, perché comunque sia, non è che vogliamo mai essere maleducati quando andiamo a fare una recensione a fine serata o a fine giornata, comunque di un posto dove andiamo a mangiare. Però regà, c'è un limite a tutto. Ci abbiamo pensato mille volte prima di iniziare questa chiusura. Cioè, non sapevamo che cosa dire, regà, perché onestamente quando tu mi presenti uno scontrino del genere, tra l'altro ti ha fatto lo sconto? Sì, ci ha fatto uno sconto di 10 euro e sullo scontrino è presente. Se andate a ritroso nel video, anzi se volete ve lo mostro, è segnato proprio, ci stavo anche giocando oltretutto, però c'è scritto... Eccolo qui, meno 10 euro. Fermo, meno 10 euro. Sotto la voce sconto. Va bene. Dicendo che ci hanno offerto i caffè l'amaro, quindi la grappa con la quale abbiamo fatto il Resident Evil, ed era 110 senza il caffè l'amaro. Ci ha tolto altri 10 euro ed erano 100 euro. Quindi praticamente avremmo speso più oppure circa 60 euro a testa per quello che avete visto. Per cui ragazzi, quell'antipasto, la grigliata e la bottiglia di vino, non c'è stata neanche chiesta l'acqua, se volevamo l'acqua, per cui siamo stati senza acqua. Facciamo una nota di merito prima di continuare ad argomentare quello che abbiamo mangiato. Il servizio di sale è stato molto molto cortese e molto gentile. Nella pausa tra l'antipasto e il secondo ci hanno cambiato tutta la mise en place, sono cambiato le tovagliette, le posate, i bicchieri, ci hanno fatto trovare un tavolo completamente nuovo, per cui su questo mi sento, se sei d'accordo con me, di dare una nota di merito. Però raga, avete visto le immagini del locale, le immagini dell'entrata, le immagini del braciere, un locale con un potenziale incredibile, signori. Se io avessi un locale con quel braciere farei fuoco e fiamme, ma proprio per dirla papale. Cioè, veramente metterei la carne anche per terra sui pavimenti per farla notare, capisci? E invece ho notato, come ti dicevo anche a telecamere spente, poca attenzione sotto quel punto di vista. Cioè, poca esposizione, ecco, esatto. Hai un braciere meraviglioso, però anche il menù era un po' scarno sotto quel punto di vista. Cioè, noi abbiamo mangiato praticamente, i pezzi forti erano interiora.
all'interno della grigliata, quindi la pagliata di vitello e quella trecciola di intestino di agnello, che per carità la trecciola era buonissima d'agnello, la pagliata un po' così, un po' gommosina, infatti l'abbiamo lasciata lì, comunque pagata 14 euro. Regà, 14, fermatelo, 14 fermatelo, euro, torna qua Luca, ti prego, torna qua. 14 euro, torna qua, la pagliata a Roma te la tirano appresso i macellai, se vai a fine serata te la danno in regalo, i macellai, 14 euro, regà, non si può pagare, cioè, dai, onestamente, regà. Allora, a prescindere da quello che abbiamo pagato quella... Io vorrei fare comunque un paragone che abbiamo, scusami se ti interrompo, no, abbiamo fatto anche telecamere spente. Alla trattoria Margherita avevamo speso 95 euro, ma abbiamo preso un antipasto che era così, così, così. Abbiamo preso due primi fatti in casa, fatti a mano. Abbiamo preso una grandissima grigliata con i contorni, anche i contorni hanno qualcosa di fantastico, i dolci, il vino, tutto quanto, abbiamo speso 95 euro. Cioè stavolta avremmo superato le 100 euro, ma di sostanza ce n'era veramente poca. Ce n'era poca, perché poi l'antipasta, al di là del fatto che magari la salsiccia era buona, qualche salume comunque era buono, dai, ce ne poteva stare, insomma. Non era niente eccezionale, cioè non stiamo a parlare di una cosa che ti fa grida wow, certo, che roba abbiamo mangiato, certo. Però ci poteva stare, ci poteva anche stare, anche perché 18 euro quell'antipasto sni te lo pago, cioè lì il limite te lo pago pure, però regà, poi quando il prezzo finale tu mi fai pagare la pagliata 14 euro, no, cioè te dico fermati, fermati. Ma poi proprio in generale il prezzo finale non può essere mai 60 euro a testa, raga, non può essere mai, in un posto che sta in una zona industriale di Perugia dove tu stai tra la DHL e una fabbrica di carta, non mi puoi mettere il prezzo, no, ma è giusto, così, è vero, è perché vero, vale è vero. Pure quello, però raga. Amico mio, lo sai che ci sono anche questi momenti, cioè non è che i Just Ask cascano sempre in piedi, ma assolutamente alle volte no. Caschiamo anche di culo e dobbiamo portarla a casa lo stesso, e stasera siamo cascati di culo, amico mio, e anche tutti voi che ci seguite, cercate di apprezzare anche questi momenti, perché esistono anche questi, non è che caschiamo sempre quello bene, che dimostra noi. Che noi andiamo quasi a casaccio, non è che adesso li studiamo prima, esatto, i posti, no, non è che qua, perché questo mi hanno detto che è buono, almeno sì, facciamo il video, cioè esatto, noi andiamo proprio a casaccio, esatto, ragazzi. Non è che ci chiamano, la gente non è che ci chiama, no, ci andiamo noi. No, ma gusto per sé, esatto. Io l'ho visto così, ho visto anche perché lui si è definito, insomma, il king della carbonara e della ciccia. Uno che ti dice così, noi siamo andati quasi a botta di guardia, esatto, se lui dice così andiamo a vedere. Esatto. Diciamo che avete potuto percepire dalla intro che eravamo molto gasati e molto affamati, infervoriti, però... E noi siamo infervorati, a fine. Non ce la faccio, cioè, nonostante ci aveva quelle piccole note positive che gliel'avrei volute far risaltare nel finale del video, però poi quando ho visto lo scontrino finale, regà, non è cattiveria. Sì, allora, cioè, diciamo, nel corso del video comunque abbiamo elogiato le cose che ci piacevano, poi quando abbiamo visto il conto ci siamo spaventati, dobbiamo dirlo, insomma, è giusto essere che sia così. Perché quelle note positive non è che perché tu quelle piccole note positive mi puoi mettere uno scontrino a 60 euro a persona. Perché non stanno in cielo. Voi avete visto anche i locali a Montefalco, regà, che noi abbiamo fatto praticamente tutti. Montefalco, esatto. Montefalco, zona più turistica che Montefalco, penso c'è solo, non lo so, Venezia. E è normale che lì c'hanno i prezzi alti, ma non so, io ho detto a lui stasera, andavo a mangiare al centro di Montefalco, qui 60 era per uno, andavo già a mangiare la pizza, certo, andavo a mangiare la locanda, sì, andavo a mangiare sì, un'altra parte. Non una zona industriale di Perugia, con tutto il bene che gli posso volere a quei ragazzi, che per carità magari ci metteranno pure un po' di impegno. Però regà, signori, siete fortunati, ci vedete molto più calmi di quanto eravamo calmati poco fa. Siamo venuti di nuovo qui, ci siamo fatti una passeggiatina sul corso di Perugia, per cui ci siamo sbolliti e abbiamo fatto la chiusura. Perché se la facevamo subito. Volete vedere dove siamo? Facciamo un'altra piruetta come sulla intro? Da che parte andiamo? Siamo presenti quasi alla piazza dove c'è la fontana, quella grossa di Perugia, che non mi ricordo come si chiama, lo chef conoscerà bene. Visit Perugia. Chef non la conosce, vabbè, non mi ricordo manco io, in realtà colpa mia. Andiamo a Treviso, vi faccio vedere la fontana delle tette, signori. Ma è roba, ci chiudono il canale. No, chef, no, è bellissima, video. Signori, okay, la fontana delle tette, da una tetta vino bianco e da una tetta vino rosso. Algoritmo bellissimo di YouTube non è una cosa, cioè si chiama così, ma è massimo. Arriveremo anche lì. Bellissimo. Regà, l'abbiamo rite stasera che la fontana delle tette, perché veramente se no parliamo di quello. Esatto. Se dobbiamo parlare del locale dove siamo stati. Sì, ma infatti chiudiamola prima di parlare del tiramisù, che è meglio.
Non ne parliamo neanche, signori. Regà, no, il video finisce no, qui. No, 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 vuoi parlare del tiramisù? No, guarda, chef, voglio, te no, lascio da solo a parlare del tiramisù. Guarda, me ne vado io, ti lascio parlare del tiramisù. Vai, parla del tiramisù, chef. Tanto allora, io mi sento uguale perché sto sì, in... Sì, certo che ti senti il tiramisù, signori, quel tiramisù, signori. Quel tiramisù, signori. Era cemento armato. Io spero abbiate potuto vederlo dalle immagini. Il cucchiaino stava in piedi da solo. E poi una nota proprio da sottolineare, era un tiramisù fatto, congelato e scongelato, cioè la crema non era più setosa, liscia, morbida, vellutata, era diventata quasi come ricotta, perché le uova si smontano, le uova si rovinano scongelandole. Per cui infatti tu che mi hai detto quando, era... quando siamo andati via a telecamere spente, che mi hai detto? È improponibile che tu surgeli le vaschette di tiramisù. Non si fa, non si fa, ragazzi, non si fa. Fanne 10 al giorno. Quando sono finite, dice il cliente, non ne ho più. Sono stati venduti tutti. L'immagine è anche migliore, perché la volta che io ritorno dico, caspiterina, l'altra volta il tiramisù era finito, te lo chiedo al momento dell'antipasto. Cioè, capisci qual è il senso? Regà, no words stasera, proprio... Va bene, la chiudiamo. Così, la stasera chiudiamo. La chiudiamo così, un po'... Amareggiati. Amareggiati. Mettiamolo così, amareggiati. Amareggiati. A casa come direbbe il mio socio qui presente, ci ritiriamo alle nostre case. Esatto. Che forse è ora. Che stasera è meglio. Che stasera è meglio. È meglio. È meglio, però, raga, continuate a seguirci, perché probabilmente il prossimo video. Eh già. Non vi dico altro. Eh già. Ragazzi, signori, signori, come sempre, dallo chef Elia, dal buon Luca e dal buon Lorenzo, che oggi non è presente, ma è sempre con noi. Chiaramente, dai, Just Us. Un bacio e un abbraccio giganteschi.